E riapriamo la nostra vetrina di Border Knights. Sapete che in questa sorta di vetrina diamo spazio a aziende, in questo caso negozi con delle filosofie, con un'etica particolare, ed è quello che tra poco andremo a scoprire. Io vado a salutare Nicoletta di Nani, moda etica approvata vegan. Benvenuta, Nicoletta. Grazie, grazie mille e buonasera a tutti. Allora, vogliamo spiegare che cosa è Nani e perché è nata? Dunque, Nani è una boutique nata, faccio questa premessa, nata il giorno prima del terremoto del 30 ottobre 2016, però insomma, a parte ciò è nata con l'intento di diffondere un nuovo concetto di intendere la moda. Noi vogliamo, insomma, diffondere una nuova cultura commerciale a tutela dell'ambiente, del mondo animale e anche a tutela dei lavoratori, perché poi le aziende che andiamo, insomma, a promuovere sono aziende che hanno, che convergono in questi tre obiettivi, insomma. È una boutique di calzature, borse e accessori, sia per uomo che per donna, realizzati con prodotti naturali, con materiali innovativi oppure o a basso impatto ambientale. Nel caso di quest'ultimo concetto di basso impatto ambientale, qui mi soffermo un attimo perché spesso si fa confusione. Perché io sono stata la prima, tra l'altro, a interessarmi a questo mondo quando acquistavo le scarpe, non volevo le scarpe in pelle, poi in realtà non riuscivo ad indossare le scarpe che trovavo spesso diciamo, nei negozi classici, insomma. Perché la scarpa non in pelle spesso, insomma, non viene realizzata con le accortezze necessarie. Qui parliamo di prodotti, quando diciamo, citiamo il prodotto non in pelle e non naturale, parliamo di microfibre di qualità, che sono praticamente lavorate in modo tale da renderle paragonabili in quanto a comfort e traspirabilità alla pelle. Chiaramente sono anche ecologiche, perché altrimenti non rientrerebbero nel nostro progetto. E quindi devono garantire tutte, diciamo, le caratteristiche necessarie a far sì che il prodotto sia etico a tutti gli effetti. Se pensiamo al prodotto in pelle, buona parte dei prodotti in pelle, adesso non voglio, diciamo, rivolgermi al totale di questi prodotti, però sappiamo perfettamente che sono trattati con sostanze chimiche per evitare, cioè per far modo, in modo tale che se diciamo, la pelle che è soggetta solitamente a putrefazione perché è inevitabile, no? Che si possa diventare poi un prodotto finito, di conseguenza ci sono una serie di trattamenti chimici. Spesso la gente viene da noi e ci chiede un prodotto che possa essere un'alternativa proprio perché cominciano ad avere allergie, non alla pelle chiaramente, ma a questi trattamenti. Quindi, quando noi citiamo il discorso del prodotto realizzato con basso impatto ambientale non naturale, che spesso lo trovate in negozio o nel nostro sito, nel nostro shop online, nello shop online chiaramente c'è sempre, in negozio nel periodo autunnale, invernale, è un prodotto comunque sia di grande qualità. E portiamo l'esempio, ad esempio, di Noa Vegan Shoes, che è un marchio che noi abbiamo, che realizza prodotti di stile e qualità superiore italiana, pur utilizzando queste microfibre ecologiche. Però parliamo di microfibre leggere, traspiranti, idrorepellenti e anallergiche. Quindi parliamo in questo caso, per fare un esempio, di un made in Italy di elevatissima qualità. Quindi abbiamo, insomma, queste alternative. Innanzitutto ricordo che noi abbiamo la certificazione della LAV, quindi animal free, con il rating più elevato, proprio perché per nostra scelta vogliamo, diciamo, dare la possibilità di un acquisto prettamente senza componenti animali, quindi non abbiamo all'interno dei prodotti alcun tipo di componente animale. Di conseguenza la LAV ci ha riconosciuto il rating più elevato proprio in questo loro progetto Animal Free, che suppongo gran parte degli ascoltatori conosca, dove stanno convergendo tanti brand con rating differenti, ma tanti. Poi, in quanto ai nostri prodotti naturali, all'interno di calzature e accessori abbiamo la canapa che si conosce, il sughero e il lino. Poi materiali nuovi, diciamo, attualmente, che si stanno diffondendo attualmente, sono il Pignatex, il legno di ciliegio e la pelle nena. In quanto al Pignatex, è un materiale a base di fibre di cellulose estratte da foglie di ananas. È stato ideato da una dottoressa, Carmen Iosa, che lavorando come consulente nelle Filippine per aziende del settore della pelle negli anni 90, mi sembra di ricordare,
lei osservò come la pelle prodotta fosse in realtà di scarsa qualità, che quindi era insostenibile per l'ambiente, era dannosa per le persone coinvolte nel ciclo di produzione. Quindi lei trascorse diversi anni a sviluppare questo prodotto, che era chiaramente con la collaborazione di centri di ricerca tecnologica. E attraverso poi questa lavorazione delle fibre ne è nato un tessuto non tessuto dalle ottime caratteristiche, che è traspirante, flessibile, anche questo analergico, antibatterico. Chiaramente in questo caso parliamo di un prodotto di scarto, che significa insomma che le fibre sono da foglie di scarto nelle coltivazioni di ananas, perché sennò sarebbe un controsenso. Quindi non hanno diciamo, realizzato questo materiale, ma chiaramente è un materiale di scarto che consente un ulteriore riciclo, un ulteriore utilizzo. Poi abbiamo questo prodotto innovativo di diciamo, questo inserimento del legno in ciliegio lacerato che è meraviglioso e lo stiamo inserendo soprattutto su nuovi prodotti in questi giorni. Abbiamo anche la pelle mela. La pelle mela è un materiale molto simile alla pelle, ricavato dalla poltiglia delle mele del Trentino, cioè quello che resta dalla spremitura delle mele, che viene poi stesa su teli di cotone grezzo e dopo l'asciugatura si ottengono rotoli di questo tessuto di pelle mela, che è veramente simile alla pelle. Quindi se io vi presento una borsa in pelle mela, veramente le persone che entrano fanno fatica. Io ho messo in bacheca la descrizione, ho messo le mele, ho messo la borsa. Ma è difficile che la gente si sofferma perché non pensano, non immaginano che ci possa essere una realizzazione di un prodotto di quel tipo con le mele. E vi dico che comunque sia, in questo caso, nelle borse che abbiamo è proprio il 50%, comunque sia la consistenza della mela, quindi non è un bel po' la quantità. Quindi noi presentiamo differenti diciamo, prodotti, diciamo, i nostri fornitori sono per lo più italiani, e questo ci fa onore, ci dà gioia, perché abbiamo iniziato la nostra produzione con insomma, la nostra attività l'abbiamo intrapresa con buona parte di prodotti stranieri, proprio perché per uno studio iniziale e per una serie di motivazioni noi trovavamo soprattutto la richiesta di questo tipo di prodotti esteri. Poi ci siamo resi conto che nel corso del 2017 e nell'anno corrente stanno emergendo sempre di più realtà in Italia, piccole realtà che vogliono comunque sia realizzarsi con questi nuovi prodotti. Questo ci dà tanta gioia e chiaramente ci motiva a sostenere soprattutto le nostre realtà, perché è giusto così. Ma voglio soffermarmi sul fatto che molto spesso si tende a sostenere, come dicevo praticamente con il ragazzo, con Michele Farina, te lo Sì. dico. Dicevamo noi questa cosa, che molto spesso da noi viene clientela che non è interessata in realtà al vegan, viene gente normale che magari è curiosa del prodotto. A volte succede, questo mi fa un po' tristezza, che magari finché il prodotto non glielo presenti in toto, sono contenti, convinti dell'acquisto, poi dopo magari creano una sorta di freno. Perché? Perché forse non si vogliono coinvolgere più di tanto nel concetto, io non so. Noi siamo contenti ovviamente di vendere a chiunque, ci mancherebbe. Chiaramente aspettiamo anche la nostra clientela, che poi è anche quella diciamo, che ti dà una stabilità, quella che ti dà la possibilità di farti conoscere, perché poi c'è un passaparola eventualmente. Quello che a volte spesso manca è questo discorso qua, il ritorno della clientela che sembrerebbe poi esserci in Italia, perché noi quando proponiamo delle pubblicità nel nostro, diciamo, sui social, ci sono delle ricerche poi che fa Google o che fanno insomma altre persone, e sembra esserci una bella richiesta. L'unica cosa è che poi non troviamo il riscontro che magari ci aspettiamo, forse perché dicevamo con il ragazzo, magari adesso le grandi aziende, le grandi marche hanno pensato bene di realizzare il prodotto vegan, magari fanno due modelli, e coloro che sono comunque sia abituati a indossare un marchio cambiano, insomma, decidono di prendere il prodotto vegan, ma sempre della stessa marca. Ora chiaramente io non faccio nomi, però vorrei fare una riflessione, insomma, alle persone, che quando nasce un'azienda etica, soprattutto adesso non mi rivolgo a noi che vendiamo il prodotto, ma mi rivolgo soprattutto
nei confronti di chi il prodotto lo realizza sono costi elevatissimi, soprattutto quando si tratta di indirizzare il prodotto a una clientela prettamente definita come la clientela, insomma, vegan. Di conseguenza, che succede? Che queste aziende andrebbero sostenute. Perché? Perché sono aziende che l'etica ce l'hanno fino in fondo. Diversamente, se si acquista un prodotto, che poi sì, il prodotto in sé è etico, ma poi nell'acquisto tu vai in realtà a finanziare un processo che di etico che non ha nulla, per il semplice fatto che la produzione dell'azienda comunque sia, produce tutto, tutto in pelle, quindi ha un unico prodotto senza pelle. Io vorrei far riflettere le persone su questo. Noi abbiamo tante realtà aziendali che stanno emergendo ma fanno fatica ad avanzare, quindi è bene che vengano sostenute perché i prodotti sono di grande qualità, sono prodotti artigianali realizzati a mano, gran parte, come dicevo prima, sono anche prodotti italiani e quindi diciamo, il mio desiderio è che queste realtà continuino ad avanzare perché se io sento che qualcuno, magari quando parliamo al telefono, mi dice, sai, io non so, faccio fatica, cioè, è un'amarezza per me che temo comunque sia che il prodotto possa non esserci più in negozio, ma soprattutto per chi lo produce, perché chiaramente so cosa c'è dietro e l'impegno che c'è, perché l'abbiamo sostenuto anche noi, un grande impegno, quindi è così, insomma. Vorrei ricordare le nostre marche, noi abbiamo come Made in Italy abbiamo Noa, abbiamo Baici, Fera Libens, Gaia Grisciuse che realizza delle scarpe con soletti in aloe all'interno, in modo tale da renderle scarpe 4 stagioni, perché l'aloe all'interno dà diciamo, un effetto termoregolatore, quindi consente una scarpa per tutto l'anno praticamente. Abbiamo Vave, che è un prodotto biologico, in questo caso realizzato in canapa, Zisa, che realizza accessori in Pegnatex, RNU, proprio per le borse in pelle nera di cui parlavamo, ed anche in cellulosa, ma ancora non lo abbiamo in negozio, però speriamo di poter inserire anche questo prodotto. Abbiamo le ragazze Queder, abbiamo Bella Storia, che ha un concetto molto definito di riciclo, realizza sneakers, ad esempio, con il riciclo delle camicie hawaiane, insomma, cose molto carine. E Biveggi, che è una nuova realtà con calzature molto particolari, molto sfiziose in legno di ciliegio, veramente molto carine. Insomma, poi vabbè, abbiamo i prodotti esteri che già sono ben conosciuti, Matt & Nat, ad esempio, con le sue borse e le sue varianti che ricicla per l'interno, per le fodere, oltre 3 milioni di bottiglie di plastica l'anno. Poi Wills Vegan Shoes che utilizza dall'Inghilterra praticamente la nostra microfibra italiana. Nike è pioniera nell'utilizzo nelle calzature del materiale Pignatex di cui parlavamo prima, e poi in ultimo abbiamo inserito Love Sofi, che è un nuovo marchio di calzature da donna. Insomma, in sintesi, questi sono i nostri brand al momento. Io spero di poterli sostenere più a lungo possibile e di poter continuare in questo progetto, che in realtà è un progetto che ci coinvolge e che coinvolge più o meno tutti noi. Perché poi, insomma, se si è interessati agli animali, si ha una delicatezza, forse che non è solo delicatezza, ma si è informati su certe cose per poi aprire la mente. Però se anche uno non fosse interessato prettamente a questo, c'è l'ambiente che dovrebbe interessare tutti. Quindi, insomma, il discorso è bello ampio. Certo, voi Quindi siete a Spoleto, però noi avete, siamo in via Porta. sì, avete anche uno spazio online oltre al negozio fisico. Noi abbiamo anche il nostro store online che è www.nanicrueltyfree.it. Lì trovate praticamente un primo sito, una prima vetrina, insomma, del negozio dove poi c'è l'accesso, insomma, al nostro shop. Sì, abbiamo anche quello. E qualsiasi informazione vi sia, perché magari questo momento, insomma, di cerimonie ci capita di avere delle richieste specifiche. Ora chiaramente noi, come tutti, dobbiamo vendere ciò che abbiamo, però siamo molto aperti verso i clienti. Se c'è una richiesta particolare, io sono contenta che comunque ci contattino e ci facciano sapere se hanno bisogno. Ecco, insomma, siamo aperti a qualsiasi tipo di richiesta. Tanto dal sito poi è possibile vedere più o meno tutto ciò che abbiamo, quindi è quello che eventualmente non abbiamo, ma comunque le marche ci sono le descrizioni dei prodotti, le descrizioni delle aziende. Abbiamo fatto una cosa carina, insomma, carina, sì.
Nicoletta, allora, grazie di averci fatto, si sente la passione, questo ci piace tanto, perché un'attività anche imprenditoriale, no? Deve essere anche trasportata dalla passione, anche da quello in cui si ritiene giusto e legarlo, no? Con la propria attività, e Ma quindi, questo è sì, ma bello. non solo, io tra l'altro faccio presente che la maggior parte delle aziende etiche, dico la maggior parte perché forse non lo sono tutte, nascono poi con l'intento, laddove ottengono il guadagno necessario per sopravvivere, insomma, di poter poi evolvere quello che è in più, se così vogliamo dire, a situazioni necessarie, insomma, associazione e quant'altro. Quello che vorremmo poi tra l'altro fare anche noi. Prima abbiamo bisogno chiaramente della stabilità per poi avere un'impronta anche, dare un'impronta anche in questo senso, far capire che si può anche donare, si deve donare, soprattutto in questi ambiti. Quindi ecco, aspettiamo solo di avere la situazione necessaria come tutti per poter cominciare anche a fare un progetto in questo senso, invitare la gente all'acquisto in modo tale che poi insieme, perché poi a questo punto diventa una cosa fatta insieme, si possa poi donare quello che si può a situazioni di emergenza, ecco. Nicoletta, io ti ringrazio molto, ricordiamo ancora Sì, Nani. nanicrueltyfree.it. Allora, Nani è il negozio. Sì. Il sito è www.nani, quindi senza accento, Sì. nanicrueltyfree.it. Sì. Ok. Se vogliono contattarci, la nostra mail è info@nanicrueltyfree.it. Perfetto, Nicoletta, grazie e buona estate. Grazie a voi, grazie mille.